Lo si dirà ancora a bassa voce per il pericolo di essere smentiti, ma alcuni indizi fanno già pensare che per Lorandina questo potrebbe essere l'anno giusto. Panchina lunga e lavoro in settimana hanno portato la squadra in cima alla classifica. Lettura tattica e capacità di saper soffrire nei momenti difficili stanno consolidando la forza del gruppo. Contro il Modica, la formazione di Peppe Raffaele subisce il gioco avversario per tutto il primo tempo, ma rimane in partita, non si scompone e con il veleno in coda si aggiudica 3 punti di importanza capitale. La partita si apre con le contestazioni per un fallo in area di rigore. Bilello colpisce di testa la palla, è colpita con un braccio da Sambito. L'arbitro giudica involontario il tocco. La manovra dell'Orlandina stenta a decollare ed il Modica al 17° concretizza la superiorità territoriale con Raffa che da pochi passi mette alle spalle di Pandolfo. Bello l'assist di testa di Carbonaro per il numero 7 che ha il tempo di piazzare sul secondo palo la palla dell'1-0. Incontenibile la gioia dell'esterno del Modica, tra i più brillanti nel primo tempo. 30 sono i minuti tutti di marca ospite, il Modica sfiora a più riprese il raddoppio, qui Carbonaro sulla fascia sinistra entra in area di rigore, serve una palla d'oro per Sella che trova la respinta del neoportiere Paladino. Nel momento di maggiore sofferenza l'Orlandina trova il pari, Mincica serve Dama, l'attaccante fa un movimento da centro boa e fulmina Tarantino. Dopo alcuni passaggi a vuoto l'attaccante fa un gran gol con un tiro secco sul primo palo. In Modica però continua a giocare bene, apertura di Gancitano per Raffa, il tiro di leggero esterno si perde sul fondo. Sul finire di primo tempo mischia in area di rigore Paladina, la palla giunge a Carbonaro, splendida la parata di Pandolfo che salva la parità. Nella ripresa i padroni di casa entrano in campo con altro atteggiamento e nuovo equilibrio tattico, specie a centrocampo. Amicica in corridoio centrale, l'attaccante per poco non anticipa l'uscita di Tarantino. Proteste anche del Modica per un fallo di mano in area di rigore di Privitera. L'arbitro Saia mantiene lo stesso metro arbitrale del primo tempo. Ci prova anche Dama da fuori area, il tiro deviato mette in seria difficoltà Tarantino che si rifugia in angolo con un bel colpo di reni. Dama replica ancora da lontano, il portiere blocca in 2 tempi. Alla mezz'ora della ripresa mischia furibonda in aria Paladina, il rischio è dietro l'angolo ma la palla giunge con un po' di fortuna a Pandolfo che agguanta la sfera. 10 minuti alla fine, Cracco prende il posto di Mincica, sarà il cambio che deciderà la partita. Prima Visaglia con Dama a servire Zingales, il cross è per l'attaccante, bravo a colpire di testa ma sfortunato a colpire il palo. L'azione continua, si riparte da centrocampo, Pecorella serve Zingales che trova Privitera, il cui traversone è raccolto da Sella che prova a mettere in calcio d'angolo ma trova proprio Cracco per la deviazione vincente. Gioia incontenibile dell'Orlandina e Peppe Raffaele che corre per 50 metri per abbracciare i suoi. Una vittoria giunta proprio sul finire ma grazie ad un secondo tempo giocato con forza e coraggio. Cracco sta diventando un fattore determinante negli ultimi minuti. Anche questo un indizio che può far pensare che potrebbe essere l'anno giusto, magari lo si dirà a bassa voce, forse solo per il pericolo di essere smentiti.